Добрый вечер. Oggi è stato un giorno speciale, una giornata di dolore. Venerdì, un giorno che ricordiamo la morte di Gesù, e con i giovani abbiamo finito la giornata con la recita del Via Crucis. Abbiamo pregato il Via Crucis. Il dolore e la morte di Gesù per tutti noi. Siamo stati uniti a Gesù sofferente, ma non solo sofferente 2000 anni fa, anche sofferente oggi. Tanta gente che soffre, gli ammalati, quelli che sono in guerra, i senza tetto, gli affamati, quelli che sono dubbiosi nella vita, che non sentono la felicità, la salvezza, o che si sentono col peso del proprio peccato. Nel pomeriggio sono andato all'ospedale dei bambini. Anche lì Gesù soffre in tanti bambini ammalati. E sempre mi viene a me quella domanda: perché soffrono i bambini? È un mistero. Non ci sono risposte per queste domande. E la mattina anche un altro dolore. Sono andato a Auschwitz, a Birkenau, ricordare dolori di 70 anni fa. Quanto dolore, quanta crudeltà. Ma è possibile che noi uomini, creati a somiglianza di Dio, siamo capaci di fare queste cose? Le cose sono state fatte, ma io non vorrei amareggiarvi, ma devo dire la verità. La crudeltà non è finita in Auschwitz e Birkenau. Anche oggi si tortura la gente. Tanti prigionieri sono torturati subito per farli parlare. È terribile. Oggi ci sono uomini e donne nelle
nelle carceri sopraffollate. Vivono, scusatemi, come animali. Oggi c'è questa crudeltà. Noi diciamo sì, lì abbiamo visto la crudeltà di 70 anni fa, come morivano fucilati o impicciati o col gas. Ma oggi, in tanti posti del mondo dove c'è guerra, succede lo stesso. In questa realtà Gesù è venuto per portarla sulle proprie spalle e ci chiede di pregare. Preghiamo per tutti Gesù che oggi sono nel mondo, gli affamati, gli assetati, i dubbiosi, gli ammalati che sono da soli, quelli che sentono il peso di tanti dubbi e tante colpe, soffrono tanto. Preghiamo per tanti ammalati bambini innocenti, il quale portano la croce da bambini. E preghiamo per tanti uomini e donne che oggi sono torturati in tanti paesi del mondo. Per i carcerati che sono tutti ammucchiati lì come se fossero animali. È un po' triste questo che vi dico, ma è la realtà. Ma è anche la realtà che Gesù ha portato su di Lui tutte queste cose, anche il nostro peccato. Tutti qui siamo peccatori. Tutti abbiamo il peso dei nostri peccati. Non so se qualcuno non si sente peccatore, alzi la mano. Tutti siamo peccatori, ma Lui ci ama. E facciamo come peccatori, ma figli di Dio, figli del suo Padre. Facciamo tutti insieme una preghiera per questa gente che soffre oggi nel mondo tante cose brutte, tante cattiverie. E quando ci sono le lacrime, il bambino cerca la mamma. Anche noi peccatori siamo bambini. Cerchiamo la mamma e preghiamo la Madonna tutti insieme, ognuno nella propria lingua. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore vi benedica. Benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Vi auguro buonanotte, buon riposo. Pregate per me e domani continueremo questa bella giornata della gioventù. Grazie tante.